Si chiamano Francesco, Luigino, Silvia Ida, Maria Cristina e Giordano e sono i protagonisti del progetto Solimai. Da domani questi adulti residenti a Fano, affetti da gravi disabilità, potranno vivere insieme condividendo gli spazi inaugurati al Gimarra di Fano. Verranno divisi in due appartamenti di 120 metri quadrati ciascuno, trascorrendo il resto della loro vita in modo indipendente e in piena autonomia. Sono stati impiegati circa 2 anni per arrivare all'inaugurazione di oggi, con il nastro tricolore tagliato dal sindaco Massimo Seri. L'investimento complessivo è di quasi 400.000 euro tra finanziamenti regionali e statali concessi dal 2016 al 2018 all'ambito territoriale 6, oltre a più di 47.000 euro a carico di 4 enti del terzo settore che si sono uniti per un cofinanziamento dopo aver partecipato ad un avviso di manifestazione di interesse. Il contributo è stato destinato alla ristrutturazione, alla gestione e alla locazione. Il progetto Solimai nasce infatti dalla legge Dopo di noi, che promuove e favorisce il benessere e l'inclusione sociale di queste persone con difficoltà. I 5 protagonisti, con genitori anziani o rimasti senza familiari, nello scorso gennaio avevano iniziato il percorso di autonomia con il Durante Noi, frequentando ogni settimana l'ex residenza estiva delle Suore Zavarise, oggi open house, in zona Rosciano, dove hanno potuto iniziare a vivere insieme, dalla spesa alla cucina, dalle pulizie alla cura dell'orto. Questo progetto hanno partecipato ad un bando, c'è stata una valutazione anche del distretto sanitario e ci sono progetti individuali. Ognuno ha un progetto specifico, qui vivranno fino alla fine cioè tutta la loro vita, quindi questa diventerà davvero la loro casa e non saranno soli chiaramente, saranno sempre supportati, accompagnati da un educatore, da un operatore. Che vivrà qua con loro 24 ore su 24, giusto? Che vivrà qui con loro, sì, direttamente, perché sono distribuiti anche in modo tale che siano sempre accompagnati, non possono essere lasciati soli. Però davvero è un progetto anche innovativo, perché vuol dare, io credo che davvero che quella legge sia una vera grande conquista di civiltà, voglia dare loro, quando i genitori non ci saranno più, i loro familiari non ci saranno più, un ambiente il più familiare possibile, il più accessibile possibile, il più confortevole, perché davvero la comunità nei confronti di questi soggetti deve comunque fare in modo di non lasciarli mai soli e di trovare sempre il modo che possano contare su qualcuno. Qui non si sentiranno ospiti ma padroni di casa, ha poi assicurato la coordinatrice dell'ambito 6 Roberta Galdenzi. Addirittura anche gli arredi e i colori sono stati scelti da loro. Se questo modello innovativo e lungimirante adottato a Fano funzionerà, verrà replicato anche in altri comuni dell'ambito. A raccontarci dell'importanza del progetto è la sorella di Francesco, uno dei 5 scelti per abitare qui. Lui, down di 54 anni, ha un grave quadro patologico compromesso anche da una seconda patologia. Che cosa significa per suo fratello poter abitare in questa casa senza essere lasciato solo? Io ho sempre creduto nel progetto Dopo di noi tantissimo, da quando l'ho iscritto a Francesco, in un momento in cui era meno compromessa il suo quadro patologico, perché credo in questo progetto. Lui è rimasto orfano di entrambi i genitori dal 2016. Ha la fortuna di avere 2 sorelle che l'assistono con grandissima fatica, devo essere onesta, soprattutto negli ultimi mesi, perché c'è stato un peggioramento della sua patologia, quindi ha avuto uno scompenso che ha compromesso anche la sua partecipazione probabilmente al progetto. In ogni caso credevo in questo progetto, quindi credo che debba andare avanti a prescindere da noi, a prescindere da lui. Perché lui ha avuto la fortuna di avere 2 persone che l'hanno accudito insieme a una caregiver bravissima, però non tutti sono in questa situazione. Quindi non entrerà a far parte del progetto? Dipenderà. In questo momento la sua patologia ha subito un peggioramento importante, purtroppo per noi. 5 anni fa la situazione era completamente diversa e io speravo insieme a mia sorella che potesse aderire a questo progetto. In ogni caso ci sono tanti altri ragazzi della sua età che ne hanno veramente tanto bisogno.